Iniziamo perché giusto per rispetto di chi è stato puntuale, giusto iniziare, chi arriva dopo si perderà qualcosa, insomma pazienza, cercherà di riannodare le fila con quello che sentirà dopo. Intanto, perché il motivo per cui ho voluto fare questo live? Questo è il mio primo live, ve l'ho detto anche nell'email che ho mandato, non tanto perché non ne avevo voglia di fare, ma semplicemente perché non sono un fan di un video al giorno, un live al giorno. Questo non vuol dire che non funzionino, ma vuol dire che per me è una cosa che non va bene per quello che faccio io, cioè non sono un giornalista, non sono un marketer che fa, che promuove altri tipi di cose, quindi per quello che faccio io, o meno per ora, non mi serve. Vediamo questo esperimento come va, se piace o non piace, magari potrò farne degli altri in futuro, ma di sicuro non saranno costanti, cioè non ci sarà una cadenza regolare, un giorno, una settimana, eccetera. Li farò quando mi verrà qualcosa da dire. Mi è venuto qualcosa da dire in più di quello che vi dico via email, via Facebook, sul sito, eccetera, eccetera, perché ho colto l'occasione, dopo l'intervista che mi ha fatto Salvatore Sant'Angelo qualche giorno fa per Start Magazine, l'avrete letta sicuramente, chi non l'ha letta si riguardi l'email che ho mandato, se non è iscritto alla newsletter, altrimenti poi alla fine del... cioè si trova anche nel gruppo qualche link più indietro, quindi la trovate, al limite metterò in un commento poi l'intervista. Una delle domande che mi ha fatto Salvatore è stata questa, ve la leggo. Quale sarà il social, ecco lo sono stampato così vi faccio capire meglio, quale sarà il social della prossima campagna nazionale? Subito quando mi ha fatto questa domanda ci ho pensato un attimo, ma poi sono andato giù di getto a scrivere come faccio di solito. Vi leggo in breve la risposta che ho dato e poi iniziamo da qui tutto il percorso e vi argomento quelle che sono le cose interessanti. Io gli ho detto, dipende da quando si terranno le prossime elezioni. Se si andasse al voto entro i prossimi 2 anni, forse tre, no, tre sicuramente, entro i prossimi 2 anni, Facebook sarebbe ancora il social di riferimento. Diversamente, e lo posso dire vedendo segnali che mi arrivano da alcune campagne oltreoceano e l'esperienza giornaliera d'Italia, sì, perché non faccio solo campagne in Italia, ma faccio anche qualcosa all'estero, ma adesso è una cosa di cui non voglio parlare, magari tra qualche mese, quando sarò là, magari vi dirò qualche novità interessante. Non giurerei sulla longevità politica, attenzione, longevità politica della piattaforma di Zuckerberg fino al 2023. Allora, che già qualcuno in questi giorni ha scritto, guardate, l'aumento degli utenti di Facebook nell'ultimo trimestre, confronto dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, scusate, di questo trimestre, quindi praticamente luglio, agosto, settembre rispetto a quello del 2018, guardate come sono aumentati gli utenti. Ok? In realtà i numeri a volte hanno varie interpretazioni, cioè non sempre i numeri si leggono nello stesso modo. Poi sappiamo benissimo che in politica, la politica è una scienza, ma è una scienza non esatta, quindi uno più uno non fa sempre due. Ok? Quindi i dati vanno letti in un certo modo, quindi ha detto qualche guru sta dicendo che Facebook scomparirà. Io non ho mai detto che Facebook scomparirà, semplicemente ho detto che subirà sicuramente un ridimensionamento dal lato politico. Ok? Adesso entriamo nel merito. Ho detto con questo non voglio dire che non esisterà più, anzi Facebook esisterà ancora mol per molti anni, però ovviamente avrà una fine perché come avete sentito lo stesso CEO dell'Apple, Tim Cook, ha detto Apple oggi c'è, ma non esisterà per sempre, c'è niente per sempre, ok? C'è un tempo per tutto. Ma non escludo che può subire un ridimensionamento nel medio periodo. Non voglio entrare troppo nei tecnicismi, anche se poi ci entreremo un po' durante questo webinar, ma già oggi ci sono alcuni programmi innegabili. Reach organica dei post crollata drasticamente, quindi la portata organica, poi vi spiego cosa vuol dire e vi faccio vedere anche dei dati. Controllo sempre più stretto dei contenuti e applicazioni in senso eccessivamente restrittivo delle norme non scritte sul politicamente corretto. In realtà c'è la legge, ma poi ci sono delle norme non scritte, per cui se scrivi qualcosa non violi la legge, in particolare la legge Mancino, ma comunque ci sono delle norme non scritte che una piattaforma privata può comunque usare a proprio uso e consumo per, diciamo, non dico censurare, ma per moderare, mettiamolo così, i contenuti che ci sono all'interno. API con maggiori restrizioni per app di terze parti, quindi dopo quello che è successo con Cambridge Analytica e Trump. Non so cosa sia questo che compare. Dopo quello che è successo con Cambridge Analytica e Trump,
È chiaro che poi Facebook ha fatto un ripulisti di un sacco di app di terze parti che prendevano dei dati che potevano in quel momento prendere, ma che in questo momento non possono più prendere, soprattutto anche non solo i propri, ma anche quelli degli amici, per poi profilare in maniera più accurata quelli che erano gli ads, i Facebook ads. Senza contare, poi anche su questo tema, che il 73% degli utenti americani si è espresso affinché Facebook metta al bando tutti gli ads politici. E poi vi farò vedere anche quello qua. E questo potrebbe influenzare le future strategie della multinazionale. Io sono dell'idea che candidati e partiti debbano avere una piattaforma propria e dipendere sempre meno da quelle proprietà esistenti sul mercato. Facebook, Twitter e Instagram oggi ci sono, domani non si sa. Oggi hanno delle regole, domani le cambiano, quindi o vi adeguate o non lo usate più semplicemente, e ovviamente il cambio di queste regole può anche influenzare il modo in cui fate politica a livello digitale, perché poi certe cose magari prima le potevate fare, magari era un qualcosa che funzionava per voi, e poi tutto d'un colpo, nel giro di, non dico da un giorno all'altro, ma sicuramente da un mese all'altro, queste cose cambiano. E i canali social attuali, lo ripeto, vanno usati. Non tutti, perché non tutti servono in Italia, l'ho ripetuto più volte, cioè, ad esempio Twitter, alcuni mi chiedono di Twitter, tra l'altro io Twitter lo uso pochissimo, lo uso ma non tantissimo, perché comunque Twitter è importante magari in altri paesi, qui lo è meno, lo è per chi fa il giornalista, per chi è già un VIP, perché è già un politico affermato, ok? Per chi ovviamente fa politica a livelli inferiori o comunque anche a livelli alti, ma non ha un grosso seguito, Twitter è meno immediato, anche perché richiede un impegno estremamente maggiore di quello che richiedono Instagram, Facebook ed altri. Non sembrerebbe, perché comunque dite, vabbè, ci sono pochi caratteri, scrivo, ma se tu non pubblichi tante volte su Twitter al giorno e soprattutto non ti cali perfettamente nella parte che quel social richiede, con un linguaggio diverso per un pubblico diverso, allora le cose si fanno complicate. Basta basare tutta la propria strategia sull'uso di un unico mezzo o di un gruppo di mezzi, quelli di cui stiamo parlando, senza averne il controllo, questo è importante, la parola controllo è importantissima, è una follia. Adesso entriamo nel dettaglio. Vediamo se c'è qualche. Sono d'accordo, mi hanno bloccato una promozione solo perché ho osato parlare di controlli in alcuni centri culturali. Adesso ne parliamo e vi faccio vedere che questa è una cosa che colpisce. Cioè, una cosa bipartisan. Sembrava qualcosa che colpiva solo, diciamo, l'estrema destra, comunque il centrodestra, e tra l'altro è notizia recente che un sacco di profili e pagine del Partito Popolare in Spagna, quindi non un partito, diciamo, considerato estremista, ma un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, sono stati bloccati. Ok? Vietare le propagande incontrollabili politiche su tutti i social, magari. Adesso parliamo anche di questo. In realtà si parla di molto di più di vietare la propaganda incontrollabile, perché di fatto la propaganda è per definizione incontrollabile, a meno che non la blocchi del tutto. Allora, io inizierei qui da farvi vedere alcune cose, okay? Per farvi capire, visto che Daniele ha detto che mi hanno bloccato alcune promozioni, e io vi ho appena detto che certe, diciamo, chiamiamole così, censure sono un po' bipartisan. Tra l'altro, cosa è successo? Un po' di tempo fa io ho fatto dei post sponsorizzati su Facebook che parlavano appunto della necessità di non dipendere totalmente da Facebook. Non me li hanno approvati, cioè giusto per farvi capire. E non erano post politici, erano post di tipo tecnico. Quindi ovviamente Facebook è una società privata e deve fare tutto per difendere il proprio core business, che il proprio core business cosa è dato? È dato dalla pubblicità interna. Guardate qui ad esempio. Adesso ve lo leggo. Commento un mio post su Facebook e viene sospeso. Vive la democrazia. Non ricordo chi è stato il commento, ma Francesco Gallistru, presidente della Croce Rossa della Sardegna, quindi Croce Rossa della Sardegna, quindi non che ne so, un militante di Casa Pound, visto che comunque è successo anche a Casa Pound, è stato sospeso per aver commentato un post su Facebook perché secondo chi ha verificato questo post, perché sapete che comunque Facebook ha un controllo automatico ma poi anche manuale da parte di persone che verificano i contenuti, è stato ritenuto inappropriato. Un contenuto che non aveva nessun parolaccia, minaccia, eccetera. Quindi ci sono degli umani, oltre alla tecnologia, che controllano i contenuti che voi scrivete, ok?
e che voi scrivete e che vengono magari a volte segnalati, perché molte volte alcuni vostri avversari si divertono a segnalare i vostri contenuti sperando che poi vengano bloccati e che addirittura il vostro profilo o la vostra pagina venga bloccato, addirittura cancellata, perché è successo anche questo. Per tornare, quindi presidente della Croce Rossa della Sardegna, quindi non un militante dell'ISIS, per intenderci. Facebook chiude i profili di Casa Pound. Casa Pound minaccia azione legale. Sapete che un po' di tempo fa Facebook ha chiuso tutti i profili dei principali leader nazionali, locali di Casa Pound e di Forza Nuova. Allora voi direte, ok, però Casa Pound e Forza Nuova sono un po' estremi, eccetera, eccetera. Lasciamo stare questa cosa un attimo. Quando si inizia così, poi prima o poi questa forma, diciamo così, di censura si estende anche a chi prima diceva, ok, hanno fatto bene. Quindi attenzione, perché prima o poi può succedere a tutti. Un po' di tempo fa, qualche anno fa, quando non era ancora a questi livelli, ma comunque già andava forte, Facebook sospende Salvini, non puoi scrivere Zingaro. Lasciamo stare quello che ha scritto, ma quindi questo vi dà la dimostrazione che Facebook, come tutti gli altri social, perché poi vedremo cosa è successo negli altri social, non guarda in faccia nessuno. Cioè, tu puoi essere l'ultima ruota del carro, o puoi essere anche l'uomo in questo momento più potente d'Italia che Facebook non ti risparmia. Quindi, se succede a Salvini, figuratevi se non può succedere a voi. Cioè, questo non è chiaramente per sminuire, ma è per farvi capire praticamente che chi già sta ad un livello alto ed ha comunque la possibilità di far sentire maggiormente la propria voce, ok? A queste persone succedono queste cose, quindi figuratevi agli altri. Arriviamo a quello che dicevo prima, che Facebook non guarda in faccia nessuno, non solo in base al livello alto, basso, medio, ma anche agli schieramenti. Guardate qui. Vietato parlare contro il razzismo, Facebook blocca lo scrittore Luca Delgado. I 99 Posse, che sono un gruppo, sapete, molto a sinistra, ok, che si batte contro il razzismo, eccetera, eccetera, hanno segnalato che lo scrittore Luca Delgado, che commentava, scriveva su Facebook parlando contro il razzismo e quindi in maniera opposta, diciamo, da un punto di vista, se volete dirla così, a Casa Pound, sempre che quello di Casa Pound sia razzismo, questo non sta a me giudicarlo, soprattutto in questo momento, ma perfino questo Luca Delgado è stato bloccato. Quindi questo dimostra che Facebook non fa distinzioni di livello né di schieramento. Ok, magari possono essere più quelli di una parte che vengono presi di mira, ma comunque non c'è una censura o comunque un accanimento contro una parte sola. Quindi mettetevi il cuore in pace, se pensate di essere al riparo, non lo siete. Nell'articolo, inoltre, prima parlavo, vi accennavo di cos'è la reach organic, cioè la portata organica dei post. Quindi facciamo un esempio, fatto 100 il numero dei fan della vostra pagina, quante persone vedono quello che pubblicate, che sia un video, un post solo con solo testo, un'immagine, eccetera. Quando io mi sono iscritto a Facebook nel 2008, Facebook aperto, se non ricordo male, in Italia a maggio 2008, e poi praticamente io mi sono iscritto ad agosto 2008, tra l'altro non c'era quasi nessuno che conoscevo, eccetera, eccetera. Comunque, quando scrivevo all'inizio, non dico tutti, ma molti di quelli che erano tra i tuoi amici vedevano quello che scrivevi. E questo succedeva anche alle prime pagine pubbliche che venivano create. Cosa? Ieri ho fatto appello e dopo un giorno mi hanno sbloccato. Sì, ecco, intanto Daniele dice, infatti ieri ho fatto appello e dopo un giorno mi hanno sbloccato la promozione, evidentemente era un blocco automatico. A volte è un blocco automatico, a volte è un blocco manuale, però io consiglio sempre di chiedere la rivalutazione mettendo la motivazione, perché molte volte questa cosa viene sbloccata e viene preventivamente bloccata, non solo automaticamente, ma a volte anche manualmente, perché magari quello che vi giudica il blocco manualmente poi non è lo stesso che ve lo giudica per sbloccarvelo. Guardate qui, Organic Reach per Fan, cioè praticamente questo è un grafico che trovate, ne trovate migliaia su Google. Se andate su Google Immagini e scrivete Organic Reach Facebook Down, vi fa vedere un sacco di grafici di un sacco di siti di riferimento, quindi non siti presi da nulla, ma siti importanti, che vi mostrano i grafici della discesa netta della reach organica su Facebook. Ovvero che, ad esempio, nel 2012, febbraio 2012 era il 16%, 2 anni dopo, a marzo,
al 6,5%, quindi nel giro di 2 anni è quasi calata di 3 volte. Nel 2014 questo, quindi immaginate oggi, 5 anni dopo, io ho fatto dei conti su alcune mie pagine, su alcune di altri clienti, praticamente nel momento in cui tu scrivi un post sulla tua pagina Facebook, a volte a malapena il 2% delle persone, dei fan, lo arriva a leggerlo. Questo se ovviamente non fai nessuna pubblicità sponsorizzata, cioè se lo lasci così, scrivi e aspetti che le persone lo vedano. Altre volte anche meno. Poi io ho visto delle statistiche che dipende anche dai contenuti, i video sono più portati ad essere più visti perché più spinti, i post magari solo testo meno, queste sono tutte considerazioni tecniche su cui non voglio entrare, ma è bene dirvele. Quindi c'è il problema della reach organica, come c'è il problema di questa, diciamo, censura, come ci sono tantissimi altri problemi per quanto riguarda Facebook e tutti gli altri social. Adesso in particolare parliamo di Facebook perché è quello più importante, ma adesso vediamo come anche Twitter, tanto anche Instagram è di proprietà di Facebook, quindi non scappa a queste logiche. Andiamo a vedere cosa è successo negli ultimi giorni. E che è molto importante perché dopo aver fatto questa premessa, adesso vi faccio vedere cosa è successo negli ultimi giorni, che introduce quello che voglio dirvi, cioè ovvero quello che in teoria dovreste fare voi per salvarvi dalla tempesta che si sta abbattendo. Ve lo traduco. Gli americani non solo vogliono bannare gli ad politici falsi, li vogliono bannare tutti. Questo è un sondaggio condotto recentemente, quindi il 21 ottobre, quindi nemmeno 10 giorni fa, da Civic Science, su 1600 adulti, adulti in sistema maggiorenni, quando dice adulti qui, americani, circa praticamente le fake news, cioè le falsità che vengono dette praticamente negli ads di tipo politico. Voi sapete, tra l'altro, che una cosa strana, no? Non tanto strana dal punto di vista del business, ma che se voi scrivete un qualcosa sulla vostra pagina e questo viene reputato come falso, tendenzioso, eccetera, eccetera, può portare a una sospensione, a un ban, eccetera, eccetera. Se invece questa cosa rientra in un ad politico, ovvero a pagamento, Zuckerberg ha detto: io non me la sento di censurare la libertà di espressione. In realtà, se lo fate scrivendo senza pagare, stringendo, questo può essere, diciamo, un comportamento che può essere sanzionato. Però se lo fate a pagamento, sembra che possa andare bene. Quindi, chiaramente, nonostante questo, perché poi Zuckerberg si è difeso, vi dirò cosa ha detto. Quindi, questo sondaggio dice: il 73% degli americani dice che vuole bannare tutte le pubblicità di tipo politico da tutte le piattaforme social. Ok? Quindi questa è una cosa importante perché? Perché comunque Facebook tende ad essere influenzata anche quella che è l'opinione degli utenti. Infatti, un po' di tempo fa aveva cambiato l'algoritmo per fare in modo che i profili privati potessero avere più cioè i contenuti pubblicati nei profili privati potessero avere più visibilità in quanto destinati ad amici, parenti e conoscenti. Okay. Quindi 73% degli utenti americani, sapete benissimo che quello che succede in America dopo un po' succede qui. A volte passa un po' di tempo, a volte ne passa un po' meno, però non vanno sottovalutati. Ma in America no. Quello che succede là poi succede anche qua. Anche, vi chiedo una cortesia, se magari qualcuno, oltre a mettere magari mi piace, vuole condividere questo live, sarebbe importante perché così altre persone lo vedono. Cliccate su condividi, poi la privacy del gruppo è impostata su pubblica, quindi non c'è nessun problema che gli altri lo vedranno. Quindi 73%. Cosa è successo poi? Gli impiegati di Facebook, i lavoratori Facebook, i tecnici, chiamate come volete, hanno scritto una lettera a Mark Zuckerberg, sempre in questi giorni, ok, chiedendo che non consenta di pubblicare cose false nei post sponsorizzati politici. Ok? Quindi ci sono, sapete comunque che in Silicon Valley c'è molta libertà e che gli stessi impiegati di un'azienda molto spesso criticano l'azienda stessa, se
senza, o perlomeno fino adesso, ha avuto grosse conseguenze. Quindi questi dicono: caro Mark, noi lavoriamo per te, però a noi non piace che essere presi in giro e che praticamente gli ads politici a pagamento possono essere aperti a delle menzogne, mentre magari se lo scrivi, come ho detto prima, gratuitamente, rimani bloccato. Ok, questo. Il buon Jack Dorsey, che è il CEO di Twitter, che magari qui non sarà così usata, ma in America è una piattaforma molto usata anche a livello politico, in particolare la piattaforma preferita del presidente Donald Trump, questo lo sapete, sono famosi ormai i suoi tweet. 2 o 3 giorni fa, tre, adesso non ricordo, Jack Dorsey, CEO di Twitter, annuncia che bloccherà, bannerà tutti gli ads politici preventivamente nel giro di poco tempo. Quindi su Twitter non si potrà più fare pubblicità politica a pagamento. Primo segnale. In realtà qui il giornale dice, ve lo traduco dall'inglese, Jack Dorsey, okay, in realtà si sta focalizzando sull'inattività del rivale. Cosa vuol dire? Vuol dire che, infatti qui dice, ad esempio, nelle ultime elezioni europee solo 21 candidati hanno fatto pubblicità politica sponsorizzata su Facebook. Su 750 parlamentari europei che sono stati eletti, poi più quelli che non sono stati eletti, quindi sono molti di più in realtà, solo 21 hanno fatto pubblicità politica su Facebook, questo in Europa, in America ovviamente è diverso. E quindi, ad esempio, questo è per dirvi che in Italia come in Europa Twitter ha molta meno importanza, soprattutto a certi livelli. Quindi Jack Dorsey adesso cosa dice? Tanto a me la pubblicità su Twitter, ora della fine, non mi porta tanti soldi e quindi via io, ma così metto un po' di pressione anche a Facebook che secondo me, dice, guadagna tanto dagli ads politici. Al che il giorno dopo arriva la risposta di Mark Zuckerberg che dice, difende la pubblicità politica a pagamento sulla sua piattaforma e dice, guardate che in realtà nel 2020 solo lo 0,5% del nostro fatturato deriverà appunto dagli ads politici. Quindi dice, è insignificante. Quindi in realtà li sta sminuendo come per dire, sì, Jack Dorsey, vabbè, ma tanto noi potremmo pure farne a meno. In realtà sappiamo bene che, perché dice, io devo difendere la libertà di espressione, ma come allora la difendi se sono a pagamento, ma se sono gratuiti poi invece rischi di più. Quindi questo, quindi vedete che tutte queste cose insieme stanno portando, magari anche lentamente, a un unico risultato, che è quello dove sui social non solo adesso le pubblicità comunque politiche, comunque i contenuti a livello generale sono comunque sotto stretto controllo e non dico censurati, ma comunque fortemente controllati. Arriveremo a un punto in cui probabilmente non converrà più. Non dico che sarà domani, non dico che sarà l'anno prossimo, non converrà più usare i social per fare la propria propaganda politica. Io penso che questo nel medio periodo, neanche nel lungo, nel medio sia inevitabile. Ok? Per questo ho detto che Facebook potrebbe subire un ridimensionamento dal punto di vista dell'utilità per la propaganda politica da parte vostra. No, non vuol dire che scomparirà, magari cambierà un po' pelle, però nel medio periodo, secondo me, questo è quello che ci aspetta. Guardate cosa ha fatto, ad esempio, quest'uomo, okay? Questo è il titolare di un'agenzia di marketing, che praticamente ha detto adesso cosa faccio? Io siccome se scrivo gratuitamente rischio, mi candido a governatore della California, faccio gli ads politici a pagamento e dico cose false per danneggiare Trump. Tanto, visto che Zuckerberg ha detto che non vuole limitare la libertà di espressione, quindi se li faccio a pagamento invece che farli gratuiti, nessuno mi dirà qualcosa e continueranno ad andare. Io voglio danneggiare semplicemente Trump e quindi farò così, mi candido governatore solo per poter fare gli ads politici che non verranno censurati. Cioè, quindi stiamo andando un po' oltre la pazzia. Abbiamo visto tutte queste premesse. Cosa ci portano queste premesse? Ve l'ho detto poco fa, non so se magari si era interrotta la connessione, ma ve lo ridico. Questo vuol dire che nel medio periodo Facebook,
così come gli altri social, sarà sempre meno utile dal punto di vista della propaganda per le sempre maggiori restrizioni che dovrete affrontare. In un video precedente, ah sì, anch'io ti vedevo, no, sì, era bloccata, boh, alcuni lo vedevano bloccata, altri lo vedevano, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Adesso, siccome ho il modem in un'altra stanza, ho aperto tutte le porte, così magari vediamo se era quello il problema, e andiamo avanti. Tra l'altro l'ho fatto col computer, quindi in teoria la connessione è più stabile che sul cellulare. Al limite la prossima volta metterò una connessione di backup col 4G, così se parte una c'è l'altra. Quindi dicevo questa cosa. E mi sembra che fosse Emilio che commentava nell'altro video, adesso non posso andarci perché sennò blocco tutto. Mi dice, ma noi potremmo comunque continuare a fare propaganda su Facebook, anche se comunque non ci sarà più la pubblicità a pagamento, potremmo pubblicare fake news, eccetera. No, in realtà, come ti ho detto prima, le fake news sono molto più punite se tu pubblichi organicamente, quindi senza sponsorizzare un post, che non appunto sponsorizzandolo, cioè ci sarà un controllo sempre maggiore su questo tipo di contenuti e ci saranno sempre più persone, perché ovviamente lo sapete che gli avversari politici o i nemici, perché sapete che poi qualcuno mi dice ma non ci sono avversari, in realtà poi avversari e nemici sono due cose differenti, di cui avete bisogno tutti e due, tra l'altro. Chi mi segue da tempo, ha letto il libro, un posizionamento politico, ha fatto consulenza, sa che avversari politici sono due termini diversi per due tipi di soggetti diversi. E quindi avrete sempre più restrizioni e quindi i social avranno sempre meno utilità per voi dal punto di vista politico. Non ho detto che chiuderanno, okay? Che poi dicono, c'è qualche guru, sempre che io sia un guru, perché nel senso ognuno poi dice quello che vuole, che sono morti, eccetera. I dati vanno letti in diverse maniere, e quindi è chiaro che anche se Facebook come altri social si stanno espandendo in mercati emergenti, è ovvio che comunque ci sia un continuo aumentare di utenti, ma questo non vuol dire che altri mercati siano arrivati a saturazione. Ad esempio, qui siamo arrivati a saturazione, cioè ci sarà l'inevitabile ricambio generazionale, sempre meno perché i giovanissimi non solo escono da Facebook e per andare verso altri social, ma addirittura da sotto non entrano più, cioè è un po' come dire che se vanno in pensione 100 persone, poi 100 persone vengono assunte. Non voglio fare riferimenti, però nel senso è evidente che questa cosa non è possibile, cioè sicuramente un ricambio c'è, ma non è automatico al 100%, ok? Si vede perfettamente. Bene, andiamo avanti, qualcuno si è perso perché probabilmente non ha più visto il video, ma non fa niente. Quindi, cosa succede adesso? Allora, nell'immediato, non più di tanto, cioè nell'immediato voi continuerete a fare quello che state facendo, sempre che stiate facendo qualcosa, perché io non so cosa state facendo. Però dovete sapere che non avete ancora molto tempo e quindi dovete iniziare ad operare come se tra non molto ci fosse questa tempesta perfetta, anzi non come se ci fosse, ci sarà sicuramente questa tempesta perfetta, no? Tempesta perfetta che spazzerà quelli che io chiamo i social media maniaci oppure i social media fanatici. Voi sapete che il fanatismo ha una particolarità, cioè la caratteristica dei fanatici in qualunque ambito è quello di non avere praticamente altro che una visione, come si può dire, coi paraocchi, cioè vedono solo in un certo senso e non vedono lateralmente. Quindi questi ovviamente dicono, con i social si vincono le elezioni, anche, con i social se non sei sui social non sei nessuno, e in parte anche così. Poi si accorgeranno che praticamente aver concentrato tutte le energie e tutto il budget su un social o più di uno si rivelerà una follia, perché avete visto prima, vi avevo mostrato anche un esempio, avevano bloccato anche il profilo Salvini, l'avevano bloccato alla Meloni, l'hanno bloccato anche a gente, a un sindaco del centro-sinistra, del centro Italia, cioè non ci scappate, ok? Quindi le mani si stringeranno e voi vi sentirete sempre di più soffocare perché non avrete più dei luoghi dove poter dire quello che volete dire. O magari lo volete dire, poi qualcuno vi segnala perché gli dà fastidio. Intanto vi bloccano il post, come è successo a me. Mi hanno bloccato un post che non capivo perché. E poi praticamente io ho fatto ricorso, me l'hanno ripubblicato, però mi hanno lo stesso bloccato per un giorno. Cioè, una cosa di tipo lavorativo, tra l'altro, nemmeno di tipo personale, giudizi politici, eccetera. Quindi questo vi fa capire che
sarà molto complicato salvarsi. Quindi, cosa bisogna fare? Innanzitutto, continuate ovviamente ad utilizzare i social, perché i social sono comunque degli strumenti importanti, ma non devono essere fine a se stessi, cioè non potete usare solo quelli, cioè sono dei canali dove vengono pubblicati e distribuiti i contenuti che voi realizzate, in qualsiasi tipo di forma, sia vocale, video o testo. Quindi sono dei canali, come lo sono altri, cioè la TV è un altro canale, la radio è un altro canale, i social sono uno dei tanti canali, in questo caso di tipo digitale, perché molti sottovalutano i media tradizionali, ma non dimenticate bene che ad esempio il successo di un politico come Salvini è derivato praticamente da queste tre lettere: social, TV, territorio, come amano spesso ripetere alcuni esperti. Quindi lui è cresciuto sui social, grazie ai social, anche per sua bravura, di chi ovviamente ha lavorato con lui e per lui. Questo gli ha permesso di diventare un fenomeno nei social, per essere poi invitato in TV, dove lì praticamente ha avuto un incremento enorme di popolarità, anche per aver allargato la base di seguaci, mettiamola così, per poi riversarsi sul territorio e riscuotere tutto il successo che aveva avuto precedentemente. Quindi questo vi fa capire che i social da soli non avrebbero potuto creare un fenomeno così e che i media tradizionali sono ancora importanti. E sui media tradizionali voi dovrete continuare a fare affidamento, perché comunque nel momento in cui Facebook e gli altri social dovessero avere dei problemi, non riusciste più ad utilizzarli per fare la propaganda come volete, poi comunque voi dovrete appigliare da qualcosa, vi dovrete comunque, perché comunque lo vedete anche voi, comunque l'apparizione in TV, sui giornali, eccetera, è ancora importante. Voi dite sì, i giornali stanno scomparendo, però chi non fa carte false per andare a farsi fare un'intervista su un importante quotidiano? Chi non farebbe carte false per andare in un talk show TV, magari sulla 7 o su Rai 3 oppure su Dritto Rovescio a Rete 4? Chi non lo farebbe? Eppure dico, ma com'è? Ci sono i social, cosa ti serve qualcosa? No, in realtà dovete tenere presente che il vostro successo è dato da un mix di questi, dal mix dell'utilizzo di questi canali. Cioè, se voi ne abbandonate qualcuno, vi perdete un sacco di cose per strada. Tra l'altro, nel mio libro, che molti di voi ce l'hanno, ok, c'è un capitolo in cui un capitolo completo dedicato ai social, cioè alla funzione che veramente dovrebbero avere i social. Prima, quando funzionavano bene, adesso, quando funzionano meno bene, a maggior ragione, in cui vi spiego esattamente qual è la funzione dei social, che sono uno strumento che vi servono per fare un'altra cosa, che è quello di portare tutti i vostri fans, comunque una parte, quelli che riuscite, su un qualcosa di vostro che potete controllare, perché comunque chi, guarda, qui ce li ho tutto il blocco di posizionamento politico, chi ha comprato tutte le newsletter, chi ne ha avute alcune, eccetera, su tante, vedete qua, qui ci sono un sacco di soluzioni in più, oltre a quelle del libro, ok, su come praticamente ovviare a queste mancanze che derivano dai social. E quindi voi dovete fare in modo che i social siano un ponte verso qualcosa di vostro, cioè i social non sono la vostra casa è la vostra casa, e voi dovete fare in modo che i vostri fans, che si trovano dall'altra parte del fiume, vengano verso la vostra casa attraverso un ponte che sono i social, ok? Perché nel momento in cui sono a casa vostra, avete le vostre regole, potete fare quello che volete. Nel momento in cui sono da un'altra parte, quindi nel vostro caso su una piattaforma terza, non ne avete il controllo. Cioè, il traffico che arriva dai social si chiama traffico che non controlli e non possiedi, quello organico, ok? Mentre quello che ad esempio avviene dalla pubblicità si chiama traffico che controlli, ma lo controlli solo finché continui a pagare. Nel momento in cui smetti di pagare, nel momento in cui magari la reach organica, come avevamo visto prima, diminuisce drasticamente, cosa fai? O continui a pagare, e comunque ci saranno sempre più limitazioni agli ads politici, l'abbiamo visto adesso, e probabilmente magari verranno anche bannati nell'immediato
non nell'immediato futuro, ma più avanti, e quindi dovete fare in modo che nell'arco temporale, prima che succeda questa cosa, portare più persone possibili dai vostri social di riferimento, che siano Facebook, Instagram, Twitter, quelli che usate, ok? Verso un qualcosa di vostro proprietario. Cioè, ora alla fine i fan che avete sulle vostre pagine non sono vostri, sono di Facebook, perché i dati non li avete voi, li ha Facebook. L'indirizzo di casa, l'email, il numero di telefono, gli interessi, cioè voi potete con gli ads raggiungere un determinato target di persone selezionando gli interessi, ma solo Facebook sa quale persona ha quali interessi, non lo sapete voi. Nel momento in cui Facebook non vi fa più fare determinate cose, voi avete perso tutto questo bagaglio di informazioni che è importantissimo. Se invece riuscite a prendere questi fan, questi seguaci e a portarli verso una vostra piattaforma, un qualcosa di vostro, prima che succeda il patatrac, questa è la vostra arca di Noè. Ok? Quindi vuol dire che voi dovete acquisire tutte quelle informazioni che le persone comunque hanno già messo sui social e fare in modo di riuscire a farvele dare su un qualcosa di vostro. Alcuni di voi avranno visto che nel gruppo Facebook, come sulle storie di Instagram di Facebook, qualche giorno fa ho pubblicato un paper dove sto sviluppando insieme alle altre persone, cioè io ovviamente me ho messo l'idea e spiego concettualmente come fare, perché tra l'altro avendo un background informatico posso permettermi di dire ai programmatori mi serve questo e tu lo fai in questo modo, cioè non dico ai programmatori mi serve questo, fate come volete, no, mi serve questo e fai così, A, B, C e D, ok? Per riuscire ad avere in futuro un qualcosa che sia utilizzabile dai partiti e anche dalle singole persone e che sia il più possibile slegato da quelle che sono piattaforme di terze parti che hanno ormai un po' rotto con le loro regolamentazioni quello che era lo schema che fino ad oggi c'è stato, quello della possibilità di poter fare quello che si voleva a basso costo. Okay, adesso non è più possibile. Tra l'altro, un altro problema che c'è su Facebook è quello del costo degli ads che è salito. Cioè, se prima con la stessa cifra raggiungevate un numero di persone, avevate un numero di click, un numero di conversioni, oggi con la stessa cifra è calato anche questo. Perché ovviamente sapete come funziona il meccanismo di Facebook Ads, ve lo dico in parole povere, funziona ad asta, cioè praticamente chi alla fine, se voi offrite un tot, chi offre di più poi riuscirà a raggiungere quelle che prima non riusciva a raggiungere, detto in maniera povera. Ci sono restrizioni, anche in questo caso mi hanno bloccato il rendimento del mio sito perché portavo un documento PDF. Mi è capitato con un soggetto politico, quindi non una persona ma un partito, dove Facebook, voi sapete che potete mettere nella descrizione delle informazioni della pagina Facebook, il proprio sito, che sia aziendale, del proprio partito, eccetera. E nel momento in cui tu cliccavi da dentro la pagina, magari avendo impostato anche il bottone visita il sito per visitare il sito, poi Facebook dice no, questa pagina non è possibile perché non... Ci sono dei problemi, in realtà non c'è nessun problema, solo che loro praticamente tendono, se possibile, a far rimanere il traffico dentro la loro piattaforma, che più il traffico e le persone rimangono sulla loro piattaforma, più spendono, più tempo consumano e quindi più le aziende, grandi marchi e non solo, hanno ovviamente la necessità di rivolgersi a Facebook perché le persone sono lì e perché comunque ormai di fatto è quasi un monopolio. Voi sapete benissimo che di fatto Facebook ha quasi il monopolio dei social di un certo tipo, cioè del social di massa, poi ci sono altri social che coprono altri tipi di target, ma questo è quanto. Quindi, in un capitolo, ad esempio, del mio libro, spiego cosa dovete fare, e ve lo dico anche adesso, tanto non è un mistero, non è che devo vendere un libro in più, un libro in meno, ma comunque se poi lo prendete avete qualche dettaglio in più, che dovete trasportare, quindi tutti questi fan che avete comunque una parte verso una piattaforma propria. Non è necessario, come sto facendo io, che voi costruiate e programmate una piattaforma propria. Poi se sarà disponibile e io non la darò in esclusiva ma la renderò pubblica, questo sarà un altro discorso, ma parliamo ovviamente del medio-lungo termine, non di domani, chiaramente, anche se qualcosa è già pronto. Quindi oggi dovete fare con gli strumenti che avete. Quindi la newsletter ce l'avete? Avete recuperato le mail dei fan che vi seguono su Facebook per continuare a comunicare con loro in maniera privata alle vostre regole? Avete preso il numero di telefono? Avete preso l'indirizzo? Ovviamente non è che potete chiedere
subito, perché ovviamente la soglia di ingresso deve essere bassa, non è che potete chiedere subito, senti, dammi il numero di telefono, l'email, l'indirizzo, cosa ti interessa, cosa ti piace, cosa fai quando vai al gabinetto, eccetera, eccetera. Ovviamente la soglia di ingresso deve essere bassa e poi man mano, come fa ad esempio Trump e come fa in America, raccogliere successivamente l'integrazione degli altri dati che vi servono. Io sono iscritto a tutte le newsletter e non è un mistero che, ad esempio, in America oggi, come è successo nel 2016 con Trump e come era successo ancora prima con Obama, tutti stiano cercando di portare i fan dalle piattaforme di terze parti proprietarie come Facebook o altre, perché non c'è solo Facebook, ma comunque è quello più importante, verso una propria piattaforma propria. Qualche giorno fa ho visto che su alcuni giornali dicevano che. Ecco che Renzi per la sua Italia Viva ha chiamato i consulenti di Trump. Chiamato i consulenti di Trump. Renzi ha utilizzato una piattaforma che si chiama Nation Builder, che è la più famosa piattaforma probabilmente al mondo per costruire delle community, ed è quella più famosa utilizzata dai politici, ma non la usa Trump, la usa Bernie Sanders, l'hanno usata anche tantissimi altri, Marco Rubio, eccetera, eccetera. Ed è una piattaforma che include più tool, soprattutto di terze parti, ma anche alcuni integrati, che vi permette di fare un tutto in uno. Cioè avete un sito dentro, avete la newsletter dentro, avete la possibilità di mandare messaggi dentro, avete la possibilità di moderare un forum dentro, eccetera, eccetera. Cioè avete un po' tutto un ecosistema unico, che comunque è sempre una piattaforma di terze parti che potrebbe essere soggetta un domani comunque a delle restrizioni perché subisce delle pressioni di tipo politico, eccetera, eccetera. Però comunque è sempre meglio che avere tutto, cioè, tutto da altre parti e non avere un'alternativa. Quindi non è che Renzi ha avuto i consulenti, ci li ha avuto per l'utilizzo della piattaforma, che è un software alla fine, non è che i consulenti di Trump adesso stanno seguendo Renzi, o perlomeno questo non è quello che risulta pubblicamente. Okay. Già Renzi, se vi ricordavate, aveva chiamato Jim Messina, che era stato il consulente della seconda campagna elettorale di Obama, quindi non quella la prima vincente del 2008, perché lì chi ha creato il personaggio Obama è stato David Axelrod. Okay. Trovate anche il suo libro su Amazon, molto interessante, che parla dei suoi, cos'era, sui 40 anni in politica, eccetera, eccetera, che è un professore importante dell'Università di Chicago, che ha tra l'altro anche attivato un corso apposito all'Università di Chicago su tutto quello che ha imparato e fatto con e per i politici nella sua attività nell'ombra. Poi è arrivato nel 2012 Jim Messina, che già prima lavorava comunque all'interno della campagna elettorale di Obama, e Jim Messina poi è stato preso non solo da Cameron in Inghilterra per il fallito referendum sulla Brexit, cosa che l'ha costretto a dimettersi, se non ricordo male, ma è stato preso anche da Renzi per il referendum, quello famoso costituzionale del. Era il 4 dicembre, se non ricordo bene la data, quello che ha segnato, diciamo, la fine politico-governativa dell'allora governo Renzi, a cui poi è subentrato Gentiloni. Quindi il fatto di avere dei consulenti americani, come ho detto più volte, non significa per forza che tu arriverai al successo, perché comunque parliamo di due mondi diversi. Ho detto molto spesso che i politici nostrani sono malati di esterismo, cioè non solo nell'utilizzo dei termini, ma anche nel ovviamente rincorrere i leader che di volta in volta crescono e diventano dei fenomeni nel loro paese. È successo prima con Obama, è successo con Macron, è successo con Orban, cioè tutti rincorrono gli altri, però in Italia nessuno cerca di costruire un'immagine propria che sia distanziata da questi personaggi che pur possono avere le stesse idee, ma che comunque viene cercato sempre un appiglio. In realtà a me questa cosa è una cosa che dà abbastanza fastidio, perché comunque ci sono le potenzialità per poter far senza necessariamente rifarsi ad essere il Macron d'Italia, il Trump d'Italia, l'Obama d'Italia, l'Orban d'Italia, eccetera. Okay? Perché questo comunque sottintende un sentimento di inferiorità che io sinceramente non mi sento di avere, ma che probabilmente molti politici hanno, e quindi hanno questa sindrome dell'esterite che io proprio non capisco. Quindi, ritornando a quello di prima, molti hanno usato questo strumento, ma non vuol dire che poi necessariamente arrivano al successo, perché il mondo anglofono, okay, è molto diverso da quello che c'è qua. Paradossalmente io ho assistito anche alle campagne elettorali in Brasile, quindi in Sud America, che è un paese
molto più simile al nostro che non all'America o all'Inghilterra, perché comunque un paese latino, chi mi ha sentito spesso dire che l'Italia è un paese sudamericano trapiantato in Europa, lo confermo anche adesso, per me è così, non a caso il Brasile e l'Argentina sono molto più simili da un punto di vista culturale che non i paesi anglosassoni per tantissimi motivi, quindi anche il tipo di propaganda e come gli elettori recepiscono i messaggi è molto più simile in Brasile, in Argentina, in quell'area del Sud America, comunque che non in America. Quindi bisogna sempre stare attenti a quando si fa affidamento a dei consulenti o comunque a della personalità di tipo anglofono, perché comunque dovrebbero avere perlomeno il tempo di calarsi nella realtà, cosa che non è stata fatta nelle situazioni di cui vi ho parlato. Tra l'altro Jim Messina, comunque, che era una realtà anglofona, non ha influito sul referendum, quello per la Brexit, nonostante comunque fossero molto simili, quindi figuratevi in Italia cosa può succedere. Ecco. E quindi torniamo a quello che vi dicevo prima. Come salvarsi? Con un ritorno al passato, perché ora alla fine, vi ho detto prima, il digitale sarà comunque sempre importante, magari Facebook c'è oggi, non c'è domani, ha delle regole oggi, domani cambiano, magari Facebook fra 2 anni non sarà più utile per la propaganda, magari ci sarà qualche altro social che emergerà, magari qualche social verticale dedicato solo alla politica, chi lo sa, tutto può succedere perché comunque i tempi, il tempo latente che c'è tra un'innovazione e l'altra oggi si è notevolmente ridotto, quindi quello che c'è oggi, magari tra 3 anni è vecchio e superato. Cioè, pensate a quello che è successo, che ne so, con MySpace al tempo, con Yahoo, che era il motore di ricerca numero uno, ed oggi praticamente non so più cosa fare. Cioè, nel senso, questo vale anche per i politici. Oggi ci sei, domani non ci sei, non è più come ai tempi della Prima Repubblica, dove se non facevi disastri, se facevi bene, se facevi la tua gavetta, poi avevi una carriera assicurata. Oggi ci sei e domani non ci sei più. Quindi è bene sfruttare tutto quello che si può sfruttare per riuscire ad avere comunque un successo oggi, senza però pensare solo all'oggi, perché comunque un politico comunque deve pensare anche al futuro e non nel consenso di oggi, perché altrimenti ritorniamo sempre nelle stesse situazioni che ci hanno messo nei guai per tanto tempo. Ok, quindi la vostra arca qual è? La vostra arca che dovete costruire è una piattaforma privata che sia costruita da voi, che l'hanno già per terze parti, o che sia un insieme di strumenti cartacei, digitali, eccetera, dove voi raccogliete tutte le informazioni che in questi social, gli utenti, tutte queste informazioni che gli utenti hanno donato a questi social, che voi dovete portare fuori una dopo l'altra per avere il vostro database personale. Ok? Il vostro database personale per poter comunicare con loro quando volete, come volete, senza nessun tipo di restrizione e senza che qualcuno vi dica tu devi fare questo e non puoi fare quello. Ok? E a un costo nettamente inferiore, se non pari a zero in certi casi, perché nel momento in cui voi avete sostenuto i costi di acquisizione per portare gli utenti nella vostra, chiamiamolo così a livello generico, piattaforma privata, che sia una piattaforma o no, poi non dovete più pagare, perché nel momento in cui li avete acquisito, quello lì praticamente da quel momento lì in poi voi comunicherete con quella persona a costo zero, se no ovviamente il costo degli strumenti e dei software che utilizzerete. Ok? Non è un caso che la maggior parte, per via di maggior parte, se non l'ho scritto anche nel libro, adesso non ricordo quanto, c'era il 90%, eccetera, dei finanziamenti che aveva ottenuto, delle sponsorizzazioni, delle donazioni che aveva ottenuto Obama durante la sua prima campagna, se non ricordo male, anche durante la seconda, arrivava completamente, quasi completamente, dalla piattaforma privata e in particolare ottenuti grazie alle email. Quindi non i social, cioè non è che arrivate sui social, chiedete dei soldi, delle donazioni per la vostra causa e questi ve li danno. Voi dovete coltivare il rapporto con i vostri elettori fino al punto tale in cui questi saranno cresciuti e prima erano dei semplici curiosi, poi sono diventati dei sostenitori, poi sono diventati quelli che vengono comunemente chiamati evangelisti. Ok? Quindi è una scala quella che voi dovete far salire ai vostri potenziali elettori, cioè non è una cosa immediata, non pubblicate su Facebook, datemi 10 euro perché devo fare una campagna a favore, che so, degli animali, cioè non funziona così. Ok? Quindi con i social portate fuori la gente fin quando ve lo permettono e poi privatamente con i vostri modi, che ovviamente ognuno farà come vuole oppure seguirà il mio metodo, se saprà.
se ovviamente ha letto quello che ho scritto, oppure se ha fatto una consulenza con me, un percorso qualsiasi, ovviamente nel dettaglio, perché in una diretta, come in un testo, un libro o comunque anche in posizionamento politico, si arriva fino a un certo punto, ma poi ognuno ovviamente ha una propria situazione personale, ha una situazione diversa da un'altra persona, lavora e opera in un contesto diverso, magari, quindi alcune cose si possono fare, altre no, alcune cose è meglio farle, altre no. Quindi anche Trump, la maggior parte dei fondi li ha raccolti tramite le email, quindi se tu sei in grado di portare le persone nel tuo database e poi sei in grado di scrivere le email, come ad esempio faccio io, ok? O come fanno altri che sono specializzati magari solo a fare quello, e riesci ovviamente a fare salire questa scala gradualmente agli utenti che entrano nel tuo meccanismo e poi a farli scucire dei soldi, oltre che a sostenerti sul territorio, allora questa è una cosa buona. Un altro ritorno al passato è l'utilizzo dei messaggi, cioè gli SMS. Se voi andate ad esempio sul sito di qualsiasi candidato alle primarie democratiche o presidenziali americane prossime, come è successo anche l'altra volta, anche adesso, una delle cose prime che vi chiedono non è soltanto semplicemente la possibilità di inserire l'email o la zona dove abitate inizialmente, perché come vi ho detto prima la soglia deve essere bassa, ma anche la possibilità di inserire il vostro numero di telefono. Il texting in America sta andando tantissimo e qui l'hanno abbandonato e ovviamente ha un costo, perché ovviamente le email hanno, sono abbastanza, nel momento in cui hai raccolto i dati delle persone, bene o male, la comunicazione avviene in maniera quasi totalmente gratuita. Ovviamente i messaggi hanno un costo, però hanno un tasso di apertura che è nettamente e di intimità che è nettamente superiore a quello di qualsiasi altro mezzo. Infatti molti utilizzano, adesso voi non potete, non è che potete iscrivervi per vedere a che ne so, hanno un numero fisso, che ne so, tipo un numero verde, ma non un numero verde, breve, dove potete scrivervi i messaggi e questi vi mandano automaticamente, non come fate voi, Mario, ma la rubrica li manda automaticamente i messaggi. No, intanto quella cosa lì è sbagliata, così come quando viene fatta su WhatsApp, perché voi state mandando delle comunicazioni a gente che non vi ha dato l'autorizzazione. Se a uno solo gira il matto, ok, questo vi denuncia per violazione della privacy, voi siete rovinati, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista penale. Perché in Europa, soprattutto anche dopo l'introduzione del GDPR, ovviamente le maglie della privacy sono sempre più ristrette ed è anche il motivo per cui tante cose che si fanno in America qui non si sono mai potute fare, non si potranno probabilmente mai fare, perché qui là ovviamente va molto, chiamiamolo di moda, è sempre andato di moda per comunque per lo spirito e per la libertà americana, la deregolamentazione e quindi la possibilità di essere liberi, di poter fare tante cose. Qui invece sappiamo benissimo che siamo invasi da un sacco di regole, giusto o sbagliate che siano. Quindi neanche WhatsApp, ma SMS mi dice, no, anche WhatsApp, però ovviamente WhatsApp ovviamente è gratuito, però non è che potete mandare, cioè se una persona, se siete sicuri che se a questa persona fa piacere che gli mandate determinate comunicazioni, bene, però attenzione perché WhatsApp ha delle limitazioni, cioè se voi fate una lista broadcast su WhatsApp, c'è un limite del numero di persone a cui potete inviare contemporaneamente, c'è un limite del numero di persone che potete contenere in questa lista. Con gli SMS, ad esempio, non avete questo problema, perché nel momento in cui voi avete una piattaforma che invia gli SMS, potete inviarlo contemporaneamente anche a migliaia di persone, ok? Ovviamente questo ha un costo molto più alto, però ha un automatismo diverso ed ha anche un'intimità diversa, perché oggi quanti di voi ormai mandano gli SMS? Tutti utilizzano WhatsApp o addirittura Telegram, altro strumento molto importante è Telegram, che sto utilizzando ultimamente e che probabilmente da un certo punto di vista soppianterà WhatsApp, perché WhatsApp, che tra l'altro anche WhatsApp è di proprietà di Facebook, infatti è integrato con Facebook e Instagram, sta mettendo sempre più restrizioni, perché comunque fa parte della stessa famiglia. Telegram invece ha la possibilità di fare delle cosine molto carine, ovviamente ha meno utenti, però io vedo giorno dopo giorno che si stanno iscrivendo sempre più e tra l'altro la percentuale di persone che sono impegnate in politica rispetto a quelle che si iscrivono è altissima. Quindi questo cosa sta a significare? Che c'è comunque uno spostamento, cioè non uno spostamento, ma un utilizzo parallelo anche di un'altra applicazione che ti dà più libertà di comunicazione. Quindi vanno bene tutti, però ovviamente c'è qualcosa che va meglio degli altri. SMS, secondo me, per chi ha la possibilità non solo economica, ma anche strutturale e di sapere soprattutto a chi mandarli prima,
come mandarli e cosa scrivere, perché non è che voi potete, chiunque può farlo, ok? Voi dovete ovviamente sapere come rivolgervi alle persone, in che modo per ottenere l'obiettivo che vi siete prefissati, che può essere una richiesta di donazione, che può essere una richiesta di voto, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tante cose che ovviamente vanno viste. Cioè, io adesso ve la sto dicendo semplice, ma non è così, così semplice, ok? In tutti i casi. E quindi è importante anche ritornare al passato, perché ritornerà in auge molto la carta. E il contatto con gli elettori, perché come vi ho detto prima, Salvini, la sua strategia è circolare, social, TV, territorio e ritorno, ok? Si basa molto, come avete visto, sui comizi di piazza, che sono il terminale finale del consenso che ha raccolto prima sui social per poi ampliare nelle TV, comunque nei media tradizionali. Quindi il contatto umano varrà sempre di più passeranno gli anni, perché arriveremo a un punto in cui probabilmente le campagne saranno digital first o digital only, cosa che in Italia succederà un po' più tardi che da altre parti. Io ho assistito a una campagna digital only in America, dove la persona non si è mai mossa dalla propria stanza, scusa la metafora, nel senso non è dal proprio ufficio, dalle proprie case, eccetera, e faceva campagna solo online. Ovviamente, quali sono stati i risultati? I risultati sono stati abbastanza deludenti, nonostante si trovasse in un paese che comunque è molto più avanzato del nostro dal punto di vista della mentalità. E quindi non siamo ancora pronti, non lo sono gli americani, figuratevi noi, a fare una campagna elettorale digital only. A maggior ragione se la campagna si abbassa di livello, nel senso di livello istituzionale, perché l'utilità dei social e del web più in generale è direttamente proporzionale al numero degli abitanti che potete raggiungere. Cioè, nel momento in cui voi fate campagna in un comune da 1.000 abitanti, i social hanno un'influenza da 0 a 10 che vale 1 forse, anche perché nel momento in cui voi andate a fare gli annunci a pagamento, Facebook vi dice: guarda, io non posso pubblicare il tuo annuncio perché non raggiunge abbastanza persone. È chiaro che se invece mi parlate di un comune come Milano, o che ne so, già come Verona, la cosa un po' cambia, perché comunque il bacino potenziale di elettori raggiungibili su Facebook è diverso. Più cala il numero di abitanti, più è piccolo il territorio, meno le campagne fatte online influenzeranno le decisioni degli elettori, o subentreranno delle altre cose. È chiaro che nel momento in cui avete un trend nazionale e comunque come quello che sta succedendo adesso, avete visto quello che è successo in Umbria, avete visto quello che è successo in Abruzzo, avete visto quello che è successo in altre regioni, ok? Quando comunque c'è un trend nazionale, ovviamente c'è un tirante diverso. Però nel momento in cui voi vi trovate come singoli a dover fare le campagne, più ovviamente siete verso il basso e più sarà difficile che questi strumenti vi possano aiutare. Quindi non potete abbandonare né i media tradizionali né le campagne che di vecchio stampo. Cioè, quindi lo spiego benissimo come usare sul posizionamento politico, un po' sul libro, un po' sul posizionamento politico, come usare i volantini, come usare le lettere, come fare il porta a porta. C'è addirittura uno script di esempio di quello che dovete dire, ovviamente un template per dire, perché in molti mi hanno preso in giro tanti anni fa quando dicevo che sì, i social vanno bene, però ricordiamoci sempre che il passato, quello che era considerato il passato, sarà il nostro futuro. Oggi si stanno ricredendo e non ridono più, perché si stanno avverando delle cose che dicevo già 3 anni fa e che oggi ovviamente stanno diventando sempre più palesi. Come ho detto all'inizio, non è che domani non userete più social, non userete Facebook, però date a questi strumenti l'importanza che hanno e non idolizzateli. Non mettete su un piedistallo come fanno in tanti, magari per motivi lavorativi e di sopravvivenza. Io non voglio dire niente su questo, però io vi devo dire le cose come stanno. Ok? Quindi vediamo se ci sono. I canali Telegram sono utilissimi, sì. Ok. Perché in Italia non nasce un partito verde come in tutta Europa? Perché l'Italia non ha mai avuto una coscienza verde in realtà. Cioè, ci sono stati i verdi che, però, più che essere un partito, come si può dire,
super partes dal punto di vista politico, come ad esempio lo sono stati un po' di più i Verdi in Germania, che sì, sono più tendenzialmente a sinistra, ma hanno sempre curato comunque un determinato tipo di politiche. I Verdi invece si sono aggregati mani e piedi a Prodi e ai DS, eccetera, eccetera, e sono sempre stati percepiti come comunque l'ennesimo partitino della galassia di centrosinistra, e secondo me non hanno mai realmente fatto sul serio nella loro attività. Poi comunque, come vi ho detto poco fa, per me non c'è mai stata una coscienza verde in Italia, cioè magari ce l'abbiamo in tanti personalmente, adesso sta crescendo, però io dubito che un partito così, almeno nell'immediato, possa aver successo, anche perché poi in molti, dopo essersi avvicinati, ritorneranno ai lidi tradizionali, magari cercando di spingere internamente per una svolta verde, ma capendo che in Italia magari, allora intanto poi conta anche la legge, perché ovviamente in Germania c'è una legge, se non ricordo male, totalmente proporzionale, quindi cambiano le regole del gioco. Qui invece un partito, comunque anche piccolo come i Verdi, deve comunque allearsi con qualcuno per riuscire a eleggere i propri rappresentanti, far parte di una coalizione e quindi annacquarsi, fare dei compromessi, dove magari in altri paesi, con altre leggi elettorali, con altri sistemi, magari questa cosa non è necessaria e quindi può essere molto più, come si può dire, libero, cosa che avrebbe dovuto fare il Movimento 5 Stelle. Ovviamente al Movimento 5 Stelle, a mio parere, converrebbe da questo punto di vista, se vuole essere un'alternativa, una legge elettorale proporzionale, però molti altri la pensano diversamente da me, io la penso così, ma non voglio entrare nel dettaglio perché sennò poi annacquiamo questa diretta. Quindi, ricapitolando, quello che dovete fare è portare le persone da dove si trovano in questo momento a un qualcosa di vostro e comunicare sempre più attraverso quei canali. Nel momento in cui succederà il patatrac, voi non dico che sarete in salvo al 100%, ma come minimo avrete un giubbotto di salvataggio e una ciambella per poter navigare intanto e sopravvivere all'incertezza, perché poi nel momento in cui succederanno queste cose, perché per me succederanno non se, ma quando eventualmente. Poi ovviamente navigherete per un po' a vista e ci sarà dell'incertezza, ci saranno quelli che avevano basato tutta la propria campagna su Facebook, che saranno disperati sull'orlo del suicidio, sarà così, okay? Anche perché un'altra cosa sbagliata che vedo sempre è quella di persone che fanno le sponsorizzate per far crescere i fan della propria pagina Facebook, per carità. Meglio che comprarli, perché comprarli fa sempre sbagliato, perché poi ora alla fine quello che conta è l'engagement, cioè nel senso le reattività che hanno i propri utenti, cioè quando commentano, quando condividono, quando mettono mi piace, eccetera. Se poi tu li compri, allora a queste persone non interessa quello che hai da dire, quindi è solo per tuo ego personale, ma ai fini del risultato finale non servono a niente. Quindi per carità, sempre meglio che comprarli, però è una cosa inutile. Cioè quello che dovete fare è fare in modo di far crescere la vostra pagina, perché è giusto che continuate a farla crescere, perché è giusto che finché ci sono certi strumenti li utilizzate al massimo, ma li facciate crescere come? Li facciate crescere in maniera diversa, ovvero invitando quelli che sono le persone che hanno mostrato tramite le condivisioni, mi piace e i commenti di apprezzare quello che state dicendo, non certo utilizzando i soldi diversamente. Okay, quindi facendole crescere. Io sono contrario a questa cosa. Vedo che alcuni la fanno, ovviamente perché magari hanno appena iniziato a usare Facebook oppure non hanno mai fatto crescere la pagina, quindi si sentono inferiori perché dicono: ma io solo 100 fan nella pagina, 200 ora. Ma non conta niente, non è che un like su Facebook equivale a un voto. Ci sono persone che hanno un sacco di fan che poi hanno fatto delle figure bardine. Ci sono persone che non avevano nemmeno un profilo Facebook. E che ti chiedi da dove sono venuto fuori, perché non le abbiamo mai sentite, non le abbiamo mai viste, poi hanno preso un sacco di voti. Fatevela qualche domanda per capire che non è che quello che vedete tutto, cioè non è tutto oro che luccica, ma ci sono anche delle cose al di fuori del digitale che sono importanti. Cioè, non dico che dobbiamo guardare solo il passato, ma dico che comunque il passato sta ritornando e che sarà molto utile per salvarvi appunto dalla tempesta che sta arrivando. Se avete qualche domanda, adesso io concluderei la mia parte, nel senso che vi ho fatto un po' una panoramica, poi ovviamente bisognerebbe parlare in maniera approfondita di queste cose, eccetera, eccetera. C'è il libro, c'è il posizionamento politico, c'è chi ha fatto un percorso con me o deve farlo.
ovviamente si deve candidare, perché non è che tutti quelli che richiedono solo perché pagano possono entrare a far parte di un percorso, perché non tutti sono adatti, ok, secondo me, e quindi questa è un'altra cosa importante. Possiamo fare un cenno ai big data partendo da zero, come si acquisiscono? Allora, anche questa cosa qua dei big data. C'è un big data e small data, tra l'altro, ma c'è un libro interessantissimo su questa cosa, su quanto contano di più small data, cioè dei piccoli dati che per molti sono insignificanti rispetto ai big data. C'è questa, come si può dire, fama dei big data che però io vorrei un attimo smontare. Perché? Intanto, come dicevo prima, non siamo in America e quindi noi abbiamo a disposizione molti meno dati e molto meno aggiornati rispetto a quelli che hanno oltreoceano in altri paesi. Cioè in America esiste quello che chiamiamo il voter file, cioè il voter file è praticamente un file dove ci sono gli elettori, cioè un elenco di elettori dove sono chiamiamo così, schedati per appartenenza, perché magari sono registrati, perché là ci si registra come democratici o come repubblicani, oppure non ci registra affatto, cioè quindi come se fosse, è come se in Italia gli iscritti a un partito fossero registrati e si potesse acquistare un database, con un file di un database con dentro gli elettori, con la via dove abitano. Quindi se sono registrati come democratici o repubblicani, se nelle passate elezioni hanno votato oppure no, e questi li inseriscono in un software, okay, che elabora dei dati e ti dice: guarda, in quel quartiere lì fai a meno di andarci perché tanto la maggior parte degli elettori prima non ha votato, oppure vacci alla fine se ti avanza del tempo, se ti avanzano dei soldi, perché è meglio che ti concentri su quella parte, su quell'altro quartiere di quella città o comunque su quest'area del Texas piuttosto che dell'Arizona, perché qui la gente va a votare. Tendenzialmente vota, che ne so, democratico o repubblicano, sappiamo gli indirizzi e quindi sappiamo come andarli a prendere casa per casa, soprattutto con un tipo di propaganda tradizionale che viene dal passato. Ok? Con il famoso porta a porta, door to door knocking, canvassing. Ok? Queste cose qua. Quindi lo spiego tra l'altro in numero di posizionamento politico, questa cosa qua, come farla, come è importante, ovviamente utilizzando i dati che abbiamo a disposizione. Se voi andate sul sito dell'Istat, per esempio, ci sono un sacco di dati, ma non tutti sono aggiornati, e ovviamente ci vogliono degli elaboratori, dei software che elaborino questi dati, che oggi non abbiamo, comunque che se ci sono estremamente costosi e che quindi voi magari non potete utilizzare, magari potrebbero essere a disposizione dei partiti a livello nazionale perché hanno un budget diverso, ma vi assicuro che oggi i big data, perlomeno per l'utilizzo in politica, sono estremamente sopravvalutati. Se voi andate, provate a mettete il vostro profilo Facebook in inglese, andate a fare i Facebook Ads in inglese e potete targetizzare anche le persone, gli utenti di Facebook, anche per appartenenza politica e anche per tipo di orientamento, cioè estremamente conservatori, conservatori, liberal, democratici, eccetera. Cioè avete una personalizzazione. Potete fare una targetizzazione estrema che qui non abbiamo, semplicemente perché oltreoceano hanno a disposizione una mole di dati infinitamente superiori che ovviamente si ottengono da varie fonti. Qui ad esempio c'è chi, cioè, mentre là ad esempio hanno tutti i dati delle carte di credito con le liste. Ad esempio volete, che ne so, avere delle donazioni delle persone più ricche, che hanno più disponibilità e che hanno un'affiliazione, che ne so, democratica, tutti i dati vengono incrociati magari in un unico software e vi dicono: guarda che è più facile che queste persone possano essere dei tuoi donatori e ti facciano delle donazioni per la campagna elettorale rispetto ad un'altra. Poi in America, cose che qui non abbiamo, ci sono i PAC, i super PAC, ok? Adesso non sto qui a spiegare cosa sono, ma anche quelli sono degli attori politici fondamentali per l'elezione di un presidente rispetto ad un altro. Quindi partendo da zero, i big data, secondo me in questo momento per chi parte da zero, io non mi concentrerei su queste cose troppo difficili. È chiaro che più crescete, più avrete budget, più avrete la possibilità di accedere a degli strumenti importanti. Sappiate comunque che ci sono sempre delle limitazioni, come non potrete fare tutto quello che fanno oltreoceano. Okay? Quindi io smonterei un attimo questo falso mito dei big data, soprattutto per chi parte adesso. Cioè, ragazzi, cioè, non sono alla vostra portata e dovete fare cose molto più semplici. Se vi concentrate sui big data in questo senso, ovviamente perderete un sacco di tempo, un sacco di denaro che avreste potuto
mettere, dedicare in altre attività che sono nell'immediato, ripeto, nell'immediato più funzionali, più importanti per quello che dovete fare voi. Poi quando crescerete, quando avrete più successo, quando avrete più soldi, quando avrete più disponibilità e se un domani, sperando, ci saranno dati più aggiornati e più accessibili, perché non è da tanti anni che comunque ci sono dati accessibili al grande pubblico, okay? Perché ora alla fine, mentre là posso incrociare dati dei sondaggi, dati di previsioni, dati che arrivano dal database di quelli che sono andati, cioè, là hanno una personalizzazione incredibile che qui non abbiamo, quindi non spaccatevi la testa su Big Data, soprattutto se partite da zero e se non siete arrivati a un livello talmente alto per cui avete bisogno di fare uno step successivo per, come si può dire, affinare quelle che sono, per affinare quella che è la vostra propaganda. Che tipo di piattaforma web consigli? Una che possa fare la possibilità a costi contenuti di far scrivere gli utenti e avere una mailing list. Vabbè, ce ne sono tante, cioè, allora non mi sento di fare un nome semplicemente perché, bene o male, tutte hanno funzionalità simili. Tenete presente che sono 99% sono in lingua inglese e americane, ce n'è una in Italia che però per gli stessi servizi è un po' costosa. Ok, e quindi nel senso io vi consiglio di provarne qualcuna e vedere se vi piace intanto l'interfaccia grafica, se è facile per voi utilizzarla rispetto ad un'altra. Che ne so, ad esempio in Italia c'è MailUp, che è la più famosa, che è fatta bene, che però io penso sia un po' costosa per le vostre tasche. Cioè nel momento in cui arrivi ad avere diversi utenti, forse magari, cioè, il fatto di essere italiano secondo me non è così importante, cioè, dovete ovviamente imparare anche a leggere quello che è in inglese, perché comunque poi nel momento in cui lo utilizzate più volte vi viene in automatico, perché non è difficile. C'è MailUp che è un po' costosa rispetto ad altre americane, a parità di funzionalità. Poi ce ne sono mille, cioè, nel senso c'è Weber, c'è Response, c'è ActiveCampaign, c'è SendinBlue, ce ne sono tantissime, cioè prendete quella che volete. Perché comunque poi cioè vi deve piacere esteticamente com'è la dashboard, se non è troppo incasinata o se vi trovate bene, vi deve avere pochi passaggi magari per fare quello che vi interessa, che magari quello che interessa, che ne so, a Daniele è diverso da quello che interessa a Roberto. Cioè, ce ne sono tantissime, provatene alcune, tanto la maggior parte hanno un trial, cioè c'è una prova che dura 15 giorni, una settimana, 30 giorni, gratuita. Vi iscrivete a 4-5, vedete quelle in cui vi trovate meglio, fate un confronto tra le funzionalità e il prezzo e poi vedete, cioè nel senso, poi è chiaro che una magari delle caratteristiche che un'altra non ha, ma nelle vostre, diciamo, condizioni, per chi soprattutto parte da zero e non ha mai fatto nulla di quello che ho detto in questa diretta, vi assicuro che bene o male vanno bene un po' tutte, ok? Poi domani potrete sempre prendere il vostro database, spostarlo da un'altra parte, perché magari avete più risorse da investire su un prodotto migliore, perché poi ognuna di queste piattaforme ha dei piani, però ovviamente voi mi avete chiesto delle email, però non è che ci sono solo le email, cioè nel senso ci sono anche le email. Io ho parlato comunque di una piattaforma, se volete la possiamo chiamare più ampia, dove comunque inglobare i dati e poi ovviamente comunicare con queste persone su attraverso più canali, cioè non ce n'è solo una, ok? Perché comunque se vi limitate ad una è come se vi limitaste ad un solo social o comunque solo i social. Cioè, tra l'altro c'è un numero di, adesso se lo trovo, di posizionamento politico in cui parlo anche di questo, la tua Netflix privata per dominare l'agenda politica, poi ce n'è un altro che però mi sa che l'ho finito, vediamo se ce l'ho. No, mi sa che ce l'ho da un'altra parte. Ce l'ho da un'altra parte che vi spiega, vi dà i principi tramite il quale voi dovreste crearvi il vostro impero, impero mediatico privato, ok? Cioè quello che usano i social, non usano i social, cioè in realtà su ogni numero di posizionamento politico c'è qualcosa che aggiunge un tassello a quello che vi serve, ok? Poi, come vi ho detto prima, le cose sono, cioè, ogni situazione è personale, cioè potrebbe anche essere che ne so,
l'utilizzo dell'email a voi non serva, l'utilizzo degli SMS a voi non serva, l'utilizzo di Facebook a voi non serva, l'utilizzo, che ne so, della pubblicità in TV a voi non serva. Cioè, non è che vi dovete ingabbiare su tutte queste cose e dire ok, io devo farle per forza tutte. Cioè, nel senso, è chiaro che più ne fai meglio è, però più ne fai in rapporto a quello che ti serve. Perché non è detto che tutte vadano bene per te, che tutte ti servano sempre. Ovviamente questa è una valutazione che va fatta a priori e che dipende dalla situazione in cui trovate, dal budget che avete a disposizione, dal contesto in cui operate, dal contesto non solo locale ma anche nazionale, perché poi a cascata succedono tante cose e quindi le cose cambiano. Vediamo se c'è qualche altra domanda, che io poi avrei finito qua. Il software, un comitato elettorale dovrebbe avere in maniera indispensabile. Ma più che software, io, cioè, per dire, uno potrebbe avere anche, che ne so, un semplice foglio Excel dove ha raccolto tutte le informazioni degli elettori o potenziali elettori, che ha raccolto magari anche un banchetto, un gazebo, ovviamente sempre avendo in fianco. Nel momento in cui una persona, che ne so, voi fate una raccolta firme, nel momento in cui fate una raccolta firme, avete un sacco di dati di un potenziale elettore. Poi è chiaro che lui vi deve dare il consenso a comunicare con lui. Cioè lui può anche firmare, ma voi dovete lì avere a fianco un modulo della privacy, eccetera, eccetera, che dovreste avere a fargli firmare, dire, in cui indicate che con i dati che avete raccolto saranno utilizzati non solo per finalità di pressione, diciamo, mediatica su un determinato tema. Che ne so, avete firmato contro la violenza ai bambini, esempio, ok? Bene, posso io comunicare con te riguardo a questo argomento e altri su cui ci battiamo, sì o no? Posso farlo con questi strumenti, sì o no? Perché magari non ti dice no, non vo io voglio firmare, ma non voglio poi sentirti più. Oppure sì, voglio che mi aggiorni su alcune cose, però voglio che mi aggiorni solo su questo argomento. Oppure aggiornami anche su tutte le altre attività che fate. Oppure voglio che mi aggiorni solo tramite messaggio, solo tramite email, solo tramite volantino che mi mandi a casa. O solo tramite, che ne so, di persona mi viene a trovare. Cioè, voi tutte queste preferenze le dovete salvare, le dovete avere, non potete fare tutto con tutti, ok? Perché, come vi dicevo all'inizio, è una questione molto delicata. A uno un domani ti dice: ma io non mi sono ricordato di averti dato il consenso di, che ne so, che mi mandassi di mail. Quindi ti preme il pulsante, ti metti spam, così poi ti danneggia i prossimi invii, oppure ti denuncia perché gli hai mandato un SMS che lui non ti aveva dato il consenso di inviarli. E quindi, però, nel momento in cui voi avete la vostra carta e candida, dice: guarda, che mi hai dato tu l'autorizzazione. Nel momento in cui uno protesta, dici: mi hai dato tu l'autorizzazione, vuoi revocarla? Ok, mi mandi uno scritto che vuoi revocare l'autorizzazione, perché comunque si può fare in qualsiasi momento, io non te lo mando più. Però perlomeno finché fate quelle cose lì, almeno siete coperti. Cioè, non potete fare le cose così alla carlona, perché una volta ci si passava sopra, adesso sempre meno. Io, se fossi un vostro avversario, nel momento in cui voi fate un errore del genere, io vi castigo. E poi ci siete rovinati, perché guardate che la politica è un'arena dove ci sono dentro una vasca, dove ci sono dentro gli squali. Quindi, cioè, voi pensate che ma lui è stato un bastardo, ha fatto questo, ha fatto quello. Cioè, guardate che nel momento in cui uno deve raggiungere il risultato, voi dovete aspettarvi di tutto, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista personale, perché io mi sforzo continuamente di dirlo alla gente che dice: non bisogna entrare nel privato, non bisogna toccare il privato. Ma guardate che il confine tra pubblico e privato, nel momento in cui siete un pubblico ufficiale, un candidato, una persona con visibilità, è molto sottile. E ci sono persone che non si fanno scrupoli ad utilizzare delle informazioni che potrebbero essere compromettenti dal punto di vista privato per danneggiarvi da un punto di vista politico. Io non vi sto dicendo che dovete farlo anche voi, però dovete sapere che queste cose succedono e quindi qualsiasi cosa su cui possono attaccarvi, se sono ferocemente determinati ad arrivare al loro obiettivo, sappiate che lo faranno. Quindi o siete coperti bene in tutto, oppure rischiate. Questo non vuol dire che non dovete fare nulla, perché altrimenti così, perché così almeno non rischiate, perché se non fate nulla non avete neanche nessun risultato, ok? Però l'importante è che
facciamo delle cose fatte bene. Cioè, ci sono una serie di passi da fare per ogni cosa che ovviamente non posso stare qui a dirvi tutto perché sennò dovremmo stare qui dei giorni, però vi ho dato un'infarinatura da poter utilizzare. Cioè, già con quello che vi ho detto in questa live spezzata, perché adesso siamo in diretta da quasi un'ora, ma prima ne abbiamo fatto un'altra mezz'ora abbondante per chi è entrato adesso. E cioè, vi ho dato un sacco di informazioni a costo zero che potrete utilizzare da oggi, da domani, comunque per iniziare un percorso che vi porti fuori dai pericoli che ci sono oggi e che saranno sempre maggiori più passerà il tempo. Okay? Poi, ovviamente, ognuno di voi potrà decidere se approfondire con altri materiali, cioè potete farlo da me, potete farlo da altri, se ci sono, perché in realtà molti dei materiali che ho io non trovate altro, cioè non è che voglio fare presuntuoso, però in realtà con il taglio che ho dato io a certi argomenti non ce ne sono altri, non li trovate nemmeno in America. Ho parlato con un po' di tempo fa con l'editore di una rivista che una volta era cartacea, adesso è diventato media digitale, online, che parla solo di campagne elettorali, e lui mi ha detto: guarda, ho letto il tuo articolo che hai fatto su Trump, perché un articolo che ho fatto su Trump anni fa l'avevo messo in inglese e sinceramente non ho trovato nessun altro in America che in poche righe l'abbia spiegato come l'hai spiegato tu, cioè con il tuo taglio, ovviamente. Ok? Quindi non è per essere presuntuoso, però la realtà è questa: c'è cioè, certe cose qualcuno le ha imparate solo venendo da me, non c'erano le altre, magari non è detto che non ci saranno in futuro, però attualmente la questione è questa. Il fatto che sia conosciuto più o meno a me sinceramente non interessa, io continuo sulla mia strada, continuo a fare quest'opera di divulgazione. Tante cose le ho dette anche gratuitamente, perché se voi andate sul sito ci sono decine di articoli. Le email vi arrivano, non dico ogni giorno, ma quasi, quindi avrò scritto da quando ho iniziato probabilmente 1.000 email, che già solo prendendo tutto l'archivio di quelle email gratuite potreste dare una rivoluzione alla vostra attività di propaganda senza far altro. E quindi poi ovviamente se volete andare più nello specifico dovrete fare dell'altro, insomma, no, perché ogni tanto sento, non so se c'è stata una domanda nelle cose precedenti, che mi ha detto: ah, ma io ho poco budget. Ecco, nel mio libro ho fatto un altro falso mito, non mi ricordo, uno dei primi capitoli, eccolo qua, capitolo 2, paragrafo 5, in cui si può fare politica a costo zero? No, non si può fare, perché comunque se qualcuno come Beppe Grillo vi ha illuso che si potesse fare politica a costo zero, Beppe Grillo non vi dice che lui era già famoso prima di fare politica, e quindi tutto quello che ha costruito l'ha costruito basandosi sul personaggio che aveva già creato in un ambiente diverso dalla politica. Perché il Movimento 5 Stelle è nato da lì, ma se non ci fosse stato Beppe Grillo sarebbe nato il Movimento 5 Stelle. Ma non lo so, non sono così sicuro. Okay? E quindi la politica a costo zero purtroppo non si può fare, cioè si può fare qualcosa, sì, però arrivi fino a un certo punto. Ok? Quindi ognuno deve lavorare in base al budget che ha, in base alle aspettative, dipende anche dalle aspettative da dove vuoi arrivare, perché se il tuo obiettivo è mettere solo un piede dentro, è chiaro che non hai necessità di grosse cifre o di grossi magari impegni, in realtà l'impegno c'è sempre. Se invece vuoi scalare posizioni, la cosa è diversa. Tra l'altro, ultimamente, quando dico ultimamente, dico negli ultimi 2 anni, per dire, mi sono accorto, me ne ero già accorto, ma ho avuto la prova che la politica non è solo l'esercizio del voto, cioè non è solo la campagna elettorale, la politica è molto di più, perché ci sono persone che vengono da me e che mi dicono: guarda, io non mi voglio candidare, però io ambisco a quel ruolo, magari, che ne so, vogliono essere nominati in una partecipata, oppure semplicemente vogliono scalare posizioni all'interno del partito perché il bersaglio grosso non è ancora alla loro portata, oppure può essere anche che siano degli imprenditori che vogliono rapportarsi con la politica o che vogliono rapportarsi o combattere, tra virgolette, con altri imprenditori utilizzando i meccanismi che la politica ti mette a disposizione. Perché alla fine tutto è politica oggi, cioè nel senso il detto se non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te è verissimo, cioè è così. E quindi o tu occupi di politica candidandoti o comunque agendo nell'ombra in altri modi, oppure praticamente verrai prima o dopo sopraffatto, perché tu
O lavori, se lavori come dipendente devi subire comunque le decisioni della politica. Se ti aumentano le tasse, il tuo stipendio cala. Se aumentano le tasse, l'imprenditore a sua volta guadagna meno, può assumere meno persone, rischia di più. Quindi tutto è condizionato dalla politica e quindi all'interno della politica, questo mi è stato chiesto in un corso che ho fatto per un partito ancora un po' di tempo fa, ma queste cose si possono usare anche a livello aziendale, sì, perché per me tutto è politica. Non a caso, vediamo se lo trovo qui, se lo trovo ve lo faccio vedere, ve lo dico in anteprima, non ve lo volevo dire, ma adesso ve lo dico. Allora, dov'è qua? Eccolo qua. Questo sarà il prossimo corso che verrà pubblicato da parte mia, ok? E che sarà ovviamente adatto a tutti quelli che vorranno scalare le proprie posizioni in politica e per mezzo della politica, ok? Adesso ancora in fase embrionale, ho registrato i primi due moduli, non so quando lo finirò, però sarà un corso che sarà diverso dal solito, ci sarà un pre-corso, cioè un qualcosa che dovrebbe esserci prima di qualsiasi altra cosa, perché comunque riguarda tutto ciò che influenza le decisioni delle persone, in particolare degli elettori e di chi ti trovi davanti. Oltre a Excel, cosa consigli? Beh, prima parlavo, se hai il budget a disposizione, puoi prendere Nation Builder. C'è Nation Builder, c'è un po' tutto. La versione base, che co non costa tantissimo, però ovviamente non ha tutte le funzionalità, però magari per iniziare potrebbe essere buono. Ovviamente, se hai un seguito, se hai una community che hai già iniziato a sviluppare, ha un senso. Se invece parti proprio da zero, è una spesa che comunque pesa nella tua economia. Però se uno dice ma non interessa, io ho un budget a disposizione infinito, non ho niente. Ok. Nation Builder, cioè, è ottimo se uno sa l'inglese. E poi deve imparare a utilizzarlo, attenzione, perché bisogna imparare a configurarlo, utilizzarlo, cioè, e non è, infatti, tanti utilizzano, cioè, tanti devono ricorrere a dei consulenti che sono certificati proprio nel Nation Builder, cioè quello attualmente secondo me è un'ottima soluzione. Oltre a Excel, prima parlavamo di altri software, ma ti ho detto, cioè, ce ne sono talmente, talmente tanti che non mi sento di consigliarne uno, perché poi non voglio dire, ah, mi hai consigliato quello, non va bene. Provatene un po' e vedete se ce n'è uno che fa il caso vostro. Alla fine, con una piccola ricerca su Google, ne trovate un sacco. Qualcuno si ricorda il movimento umanista? No, non mi ricordo, sinceramente. Di solito una memoria è abbastanza lunga per queste cose, ma non mi ricordo. Non so chi era il candidato presidente, Leonardo da Vinci. Non lo so, non mi ricordo. Ciao, ciao Michele. Vediamo se qualche altra domanda, se no altrimenti chiudo, anche perché adesso ho un po' di cose da fare e quindi devo andare. Poi al limite questo live, così come la precedente mezz'ora, li ritrovate sul canale Facebook, quindi potrete andarvelo a vedere, potete vedervelo voi. Poi all'inizio non volevo nemmeno pubblicarlo, ho detto ok, faccio il live, appunto adesso siccome si è spezzata, allora questa cosa mi costringe a mantenerlo sulla pagina perché magari qualcuno di voi è arrivato nel momento in cui si è spezzata e si è perso quella parte lì, allora per stavolta la tengo lì sulla pagina, quindi potete andarla a vedere voi, la vedrà anche qualche altro mio detrattore che dirà che magari ho detto qualche cazzata, a me non interessa perché io ho questa linea, queste idee, tante cose le ho dette 3 anni fa, la gente rideva, oggi non ride più, come vi ho detto prima, e quindi io continuerò a dire quello che penso e che vedo, non solo dall'Italia, ma anche con un occhio internazionale, perché è da altre parti che succedono prima le cose e che si capiscono prima il corso, si capisce prima il corso degli eventi. Quindi non ho certamente la verità in tasca assoluta, perché non ce l'ha nessuno, forse Padre Eterno, ma sicuramente ho una visione che è più ampia di molti altri che si limitano a dirvi: fai su Facebook, con quello vinci le elezioni, ok?
Ecco, per me è tutto. Per me, detrattori alla larga da me. Ma se c'è, ma poi, beh, chiudo, poi chiudo, poi chiudo. Ok, cioè un giorno uno mi fa, ma noi siamo concorrenti. Non so, no, non so, non vedo come può essere un mio concorrente uno che fa sondaggi. Cioè, nel senso, saranno degli altri sondaggisti? Ma lavoriamo tutti, oppure un giornalista mi fa, siamo tutti, lavoriamo tutti nell'ambito della comunicazione. No, cioè, io intanto non sono un giornalista. Un po' di tempo fa mi ha contattato un grosso partito nazionale e mi ha chiesto un preventivo. Io gli ho detto, io non faccio preventivi, cioè se tu vuoi venire un preventivo, vieni da me, facciamo una consulenza. Quello è il mio preventivo perché non vedo, cioè se non conosco determinate cose che a parte alcune che conosco pubblicamente, come posso fare un preventivo? Se uno ti manda un preventivo solo perché gli chiedi il preventivo, per me è un truffatore perché come fa a farti un preventivo non sapendo tre quarti delle cose di cui hai necessità per fare quel preventivo lì? Come se io andassi da un'impresa e le dico fammi un preventivo di una casa, vuoi una casa? Ok, ma come la vuoi? Vuoi il tetto in legno? Vuoi travi a vista? Vuoi impianto a pavimento? Vuoi termosifoni? Vuoi l'isolamento? Vuoi il cappotto? Vuoi l'isolamento per il intercapedine? Cioè, come fai a fare un preventivo se uno non ti dà comunque dei dati? Io non faccio preventivi e comunque li faccio facendo le consulenze. Nel momento che faccio la consulenza, vediamo cosa c'è bisogno. Ti do già delle indicazioni e poi vediamo se si può lavorare insieme, perché magari ci accorgiamo che a me non sta bene andare a lavorare insieme, perché secondo me non c'è niente che io possa fare, oppure di un lato si accorge che non gli sto simpatico, quindi amici come prima semplicemente, ok? Quindi siamo concorrenti, no, io faccio ma non è che il mio sia meglio e quello degli altri sia peggio, io faccio un altro sport, cioè come dire, che ne so, fai calcio a 7 o calcio a 8 o calcio a 11, che sempre calcio è, però è un altro ambito, cioè un fenomeno di calcio a 5 non giocherà mai bene il calcio a 11 e viceversa, cioè non potrà mai giocare in Serie A il calcio a 11, prendete che ne so il miglior giocatore di calcio a 5 e mettetelo in una squadra anche mediocre di calcio a 11 e vedrete che farà una magra figura, perché a parte la parte tecnica e funambolica magari non avrà alto, ma la stessa cosa magari vale. Perché ne so, se mettete un giocatore forte di Serie A a giocare a calcio 5, magari mi fa una brutta figura al cospetto dei fenomeni brasiliani, argentini, eccetera, eccetera. Quindi sempre, può essere lo stesso sport, in un certo senso, però in ambiti diversi. Quindi io, tra l'altro, l'ho detto anche più volte, io non ho il tesserino giornalista, ma sinceramente non ho l'ambizione di diventare giornalista. Non sono abbastanza bravo, probabilmente, per diventare giornalista, perché per diventare giornalista bisogna essere bravo a fare delle cose, ma io sono più bravo a farne altre, ma non a fare quelle cose lì. Insomma, ecco, ognuno deve conoscere i propri limiti, cioè non escludo che un domani possa succedere, ma se succede è per automatismo, perché magari già pubblico dei contenuti e quindi non mi costa niente fare il patentino, ma non è sinceramente una cosa che ho in mente. In mente adesso, detrattore allarga da me. No, no, ognuno ha le sue. Sì, è una citazione di Franco Battiato. Non ho sinceramente nessun problema, ognuno fa la sua strada. Io dico quello che devo dire, la verità. Poi, se ad altri non piace, pazienza, loro diranno delle altre cose. Io cerco sempre di dare quello che dico un taglio pratico, cioè vi dico questo, non è che vi dico delle teorie stampate, vi dico quello che vedo, cioè quello che vedo sul campo, non è che cioè, a volte non va, cioè un libro va bene, ma però poi bisogna anche mettere in pratica certe cose per capire se vanno bene, quindi quello che trovate qui, cioè non sono teorie, tu hai fatto un libro, hai detto no, non sono teorie, sono cose che sono state provate prima, poi ovviamente per come è scritto il libro, nel senso uno può dire sono delle teorie, no, ma sono state, cioè sono tutto, è tutto frutto di non solo di pensieri, ragionamenti, studi, eccetera, ma è frutto anche di qualcosa che è stato fatto sul campo, perché comunque le cose che non funzionavano, che non hanno funzionato, sono state testate, non hanno funzionato, non le ho messe qua dentro, come non le ho messe nelle altre parti, non le ho messe sul corso personaggio politico, non le ho messe sul posizionamento politico, e comunque le uso perché
Se è vero che ogni situazione è diversa, quindi magari una cosa può funzionare nell'altra, ce ne sono alcune che proprio non funzionano, quindi io non mi sento di dirle solo perché bisogna dirle. Quindi per me è concluso. Poi diranno sì, diranno sì, c'è stata. A me sinceramente non frega nulla del numero di persone che partecipa, perché non mi cambia niente, cioè io potrei fare anche la diretta con una persona, per me conta la qualità delle persone che partecipano e l'interesse, perché se tu fai una diretta con 1.000 persone, poi 1.000 persone il giorno dopo non fanno nulla di quello che hai detto, non mettono in pratica o non continuano con un percorso, se ne mirano con te, non cambia nulla. Quindi per me può essere una, 1.000, non cambia niente. Io continuo a fare quello che devo fare. Poi vabbè, questa è la mia prima live su Facebook, mi sembra sia andata anche bene. Io sono abituato, sono molto più affezionato alla parte scritta, cartacea, come avrete capito. Non a caso fino adesso dei prodotti che ho fatto non c'è nulla che sia di digitale, magari farò qualcosa, vediamo. Qualcuno mi ha chiesto di fare un corso sui social, in realtà basterebbe che uno guardasse questi due video. Non so se poi necessiti di un corso sui social. Vabbè, ci sono dei tecnicismi che possono essere insegnati, quelli sì, chiaramente, però nel senso, quelle sono cose che vengono, come vi ho detto, vengono sempre dopo. Cioè, c'è un prima e c'è un dopo. I social e tutto il resto sono dei megafoni che vi servono se avete da dire qualcosa. Nel libro faccio l'esempio che se non siete bravi a cantare, poi avete un amplificatore, poi tutti sentiranno che siete stonati. Se invece siete bravi a cantare e avrete un bel testo, un amplificatore sarà sicuramente, come lo è Facebook, come lo è qualsiasi altro social, sarà sicuramente utile. Bene, nuovo commento. Ragionevo con incenti, grazie anche a Dario, Roberto, a tutti, Stefano, Emilio, a tutti quelli che avete partecipato. Quindi troverete sul gruppo la registrazione di questi due video. Stavolta l'ho fatto, ho detto, perché c'è stato questo spezzetto. Le prossime volte a me, sinceramente, più che le dirette su Facebook, piacciono i webinar privati, però vedremo anche in futuro cosa fare. Un'ultima cosa, poi chiudo. Sto seriamente ancora valutando la possibilità, perché sempre più persone mi hanno dato un feedback positivo, di fare una newsletter dedicata, quindi diversa da quella che c'è adesso. Quella che c'è adesso rimane su comunicazione, marketing politico, con quell'indirizzo, sui fatti politici del giorno. E dove ogni giorno, per 5 giorni a settimana, riceverete ogni giorno, potreste, perché non l'ho ancora fatta, quindi non posso dire riceverete, potreste ricevere, che ne so, intorno alle 6, alle 7 di sera, il riassunto sui principali fatti politici del giorno, divisi magari per argomenti, per partiti, adesso devo vedere, eccetera, eccetera. Quindi molti di voi mi hanno già dato loro feedback, ok? Trovate sul gruppo un post di 1 o 2 giorni fa in cui potete mettere la vostra opinione su un form, dire se vi interessa oppure no, se volete cercarlo, ma vi terrò anche aggiornato su questo, se quando lo farò, anche se è da un po' che ho voglia di farlo. Bene, tanto buon 1° novembre a tutti, e fate quello che dovete fare, io adesso farò quello che devo fare. Ciao.